Perché conoscere Machiavelli? Perché leggere Il Principe, la sua opera più importante? Una delle possibili risposte potrebbe essere quella che il professor Maurizio Viroli, professore emerito di teoria politica all'Università di Princeton negli Stati Uniti, fornisce nell'introduzione al saggio Scegliere il Principe, i consigli di Machiavelli al cittadino elettore. La risposta è molto semplice. La politica attuale avrebbe bisogno di un buon consigliere come Machiavelli. Le ragioni, secondo Viroli, sono quattro. Machiavelli era prima di tutto un esperto di questioni politiche. Tale competenza gli derivava essenzialmente dall'esperienza maturata sul campo, sulla base della quale era in grado di prevedere scenari futuri e di spiegare la dinamica delle vicende storico-politiche e soprattutto il comportamento dei principi, cioè degli uomini politici, dei governanti della sua epoca. In secondo luogo, egli era un uomo onesto e virtuoso, come testimoniano la sua povertà e soprattutto la sua condotta impeccabile dal punto di vista morale. Inoltre, Machiavelli era sincero e franco nei suoi giudizi, che esprimeva apertamente, senza timore. Sono famose alcune sue affermazioni, senza peli sulla lingua, sulla Chiesa, per esempio quella secondo cui se gli italiani erano diventati senza religione e cattivi, la colpa era dei papi e dei preti. Infine amava la sua patria, Firenze e l'Italia, e aveva un senso profondo del bene comune, la migliore garanzia, secondo Viroli, della qualità dei suoi suggerimenti. Nonostante il quadro politico della sua epoca tutt'altro che rassicurante, Machiavelli fu un ottimista, perché mantenne sempre viva la speranza che l'Italia fosse in grado di rinascere e di diventare libera.